Buongiorno a tutti, bentornati nel mio studio. Oggi, come vedete, Albino si è attrezzato, abbiamo una luce, sono illuminata d'immenso praticamente, perché fuori piove, l'ho già detto, quindi siamo qua all'interno. Ma il fatto del, diciamo, l'argomento di oggi è molto interiore, perché è sulla nascita, quindi su quando c'è il bambino che è ancora nella pancia e sta per nascere, però è il momento in cui deve arrivare e mettere non i piedi, perché viene tirato fuori dalla pancia della mamma ed è posto però sul pianeta. E questo momento molto particolare, si sono ormai fatti tanti studi su che cosa sente il bambino, cosa, in che modo, no? È molto importante il modo in cui viene accolto, no? Quindi ci sono anche delle problematiche che noi ci portiamo avanti dallo shock dovuto dalla nascita. Quindi se diciamo il parto avviene, e anche se non avviene in modo sereno, si può aiutare il bambino a sentire l'accoglienza sul pianeta. E questo arriva dall'aromaterapia sottile. Ho già parlato un po' di tempo fa, l'aromaterapia sottile è un tipo di aromaterapia, quindi si utilizzano gli oli essenziali non prettamente per parti organiche e fisiologiche, ma per l'impatto che hanno sulla nostra anima. E pare che l'olio essenziale di mandarino abbia la funzione proprio di far sentire il bambino accolto, quindi l'anima si sente accolta, si sente benvenuta, e diciamo che iniziare con una buona partenza non è male. Come si può fare? Il motivo per cui io questo video lo metto sia sullo spazio femminile, ma non solo, è perché di solito tocca al papà questa cosa, perché la mamma diciamo che ha un bel da fare e magari appena appunto ha avuto il suo da fare per mettere a luce il bimbo, quindi il papà, che di solito viene diciamo insieme all'ostetica, accompagna il bambino per il primo bagnetto, si vede, per pulirlo, per metterlo a posto e mettergli il primo tutino, può munirsi di un olio essenziale di mandarino. Mi raccomando che siano puri, io non consiglio specificatamente delle marche, ma che siano buone marche. E basta mettere anche una sola goccia di olio di mandarino sul panno che accoglie il bambino appena viene la luce, e questo, siccome a livello olfattivo noi siamo molto molto, non, magari a volte non ce ne accorgiamo, ma siamo molto stimolati, e entra subito in circolo, sentire questa profumazione di olio di mandarino o degli essenziali di mandarino può dare la sensazione di dire benvenuto qui, che è poi quello che ognuno di noi pensa quando si ha la fortuna di avere dei figli. È bello il poter, anche solo mi viene così, io so che questa cosa funziona, ma anche solo mettere questo intento comunque energeticamente sicuramente fa. Io purtroppo tutte le cose che vi dico poi vi dico, io però non sono riuscita a farlo, perché io quando ho avuto i miei figli non lo sapevo ancora, quindi ho dato il benvenuto a mio modo, con il loro papà abbiamo cercato di fargli sentire l'accoglienza, spero di aver fatto un buon lavoro e continuo a farlo, cercando di farli sentire il più accolti possibile in ogni cosa. Non sempre è semplicissimo, ma loro sono meravigliosi, quindi diciamo che diventa facile, soprattutto quando sono i tuoi figli. E niente, ho fatto una piccola divagazione, ma quando si parla dei bambini e dei ragazzi, ormai i miei sono grandi, bambini molto grandi, però è sempre veramente una meraviglia, l'amore è meraviglioso. Quindi nuovi papà e nuove mamme, attrezzatevi con l'olio essenziale di mandarino e date un benvenuto ancora più caloroso al vostro bimbo quando sta arrivando. Buona giornata, grazie di avermi ascoltato e come sempre. Grazie.